È la terza di campionato, Milan e Bologna pronte a entrare sul prato quanto mai verde di San Siro davanti al sold out del nostro stadio con tantissimi milanisti, 70.000 e magari qualcuno di più per questo nuovo appuntamento con la squadra. Squadra che ha battuto l'Udinese, squadra che ha pareggiato a Bergamo, squadra che adesso deve affrontare un Bologna che recupera su Mauro, che aveva saltato Bologna-Verona per squalifica, ma un Bologna che deve rinunciare a Orsolini, che è stato espulso appunto in Bologna-Verona. Kjaer va verso la panchina di Stefano Pioli in questa partita che verrà arbitrata dal signor Gianluca Manganiello di Pinerolo. Milan che va in campo dopo alcuni risultati importanti di questa giornata, come la vittoria della Lazio sull'Inter, come il pareggio fra Juventus e Roma, anche come la vittoria del Torino sulla Cremonese. Torino che ha avuto fino a questo momento un ottimo inizio di campionato. Inquadrato Skorupski, portiere della squadra di Sinisa Mihajlovic, c'è stato un caloroso saluto nel prepartita sia fra Ibra e Paolo Maldini con Sinisa che fra Stefano Pioli e Sinisa. È presente a San Siro anche Rade Krunic, che è l'altro infortunato di casa rossonera. Sia Zlatan che Rade vicini alla squadra in questo impegno del sabato sera contro il Bologna. Fra poco vedremo i due capitani, appunto Calabria e Medel, già li vediamo guidare i giocatori verso il centro del campo. È stata una settimana con tante notizie, con tante situazioni aperte, una settimana in cui si è parlato molto di Champions League, con il Milan che farà il suo esordio il 6 di settembre a Salzburg contro gli austriaci in trasferta, poi avremo qui a San Siro la Dinamo Zagabria. Ma stasera la concentrazione è assoluta e totale solo sulla partita di campionato, solo sul Bologna, l'ultima squadra che a San Siro ha strappato punti al Milan, e avrà quella bolognese che ama giocare a pallone, e ad esempio nello 0-0 della scorsa stagione è stata una delle parate più belle di Mike Maignan in tutto il campionato, su un tiro di Barrow destinato all'incrocio dei pali. E adesso andiamo a sentire insieme l'inno di Lega Serie A. Divisa, quella rossonera oggi per i nostri giocatori, rientrano i bimbi, le mascotte con la maglia sia del Milan che del Bologna. I giocatori di Sinisa vanno a salutare i nostri nell'immediatissimo prepartita di San Siro. La nostra curva sta dando sfogo veramente a petto e corde vocali, grandi canti, grandi cori per sostenere la squadra, per creare il clima, ci auguriamo, importante, giusto, a San Siro questa sera. Quadrato il direttore di gara con i due capitani, come vi preannunciavamo prima che si scambiano i simboli, i brand, i gagliardetti delle due squadre. Proprietà Elliott con Jerry Cardinale e Red Bird in arrivo per il Milan, proprietà Joey Saputo per il Bologna. Milan e Bologna che arrivano a questa gara con 4 punti il Milan, 1 il Bologna, ma il Bologna è stato assolutamente in corsa, a un certo punto ha pensato anche di vincere la partita della prima giornata a Roma contro la Lazio, risultato quello comunque di una sconfitta di misura per 2-1 che prende valore dopo quello che di importante ha fatto la Lazio ieri sera contro l'Inter. L'arbitro Manganiello, i suoi assistenti sono Dei Giudici e Margani, il quarto uomo Meraviglia, al VAR ci sono Nasca e Imperiale. E l'esordio dal primo minuto di Charles Kjaer, che in ogni caso ha già giocato minuti sia qui contro l'Udinese che a Bergamo domenica scorsa contro l'Atalanta. Esordio dall'inizio anche per Olivier Giroud, con Messias confermato, tutti gli altri giocatori della nostra squadra confermati rispetto all'undici iniziale delle prime due partite. Ci sono appunto queste due novità, De Ketelaere e Giroud al posto di Brahim Diaz e Rebic. Il Milan quindi gioca con Mike Maignan in porta, in difesa da destra Calabria, Kalulu, Tomori e Teo Hernandez, a centrocampo Bennacer, Tonali, davanti Messias, De Ketelaere, Leao e Giroud. In panchina con Pioli ci sono Tatarusano, Mirante, poi Ballotti, Urea, Adli, Diaz, Rebic, Bakayoko, Kjaer, Florenzi, Origi, Pobega, Gabbia e Salemakers. Il Bologna risponde con Skorupski in porta, una linea difensiva composta da Soumaoro, Medel e il colombiano Lukumi. A centrocampo
ci sono per i bolognesi Casius, i due centrali Schouten e Dominguez, poi più largo a sinistra Cambiaso, davanti Vignato, alle spalle di Barrow e Arnautovic. Si gioca, possesso di Fik Tomori che cerca la palla in avanti verso Giroud, attaccato da Soumaoro, spizzata di Olivier, prova a recuperare palla ancora Isma, Tonali interviene di testa, finisce a terra, chiamano l'attenzione dell'arbitro i nostri giocatori ma si continua a giocare. Cambiaso, palla indietro controllata da Lukumi e qui si prende un rischio il Bologna con Skorupski che allontana e mister Pioli che osserva quello che accade sul campo. La rimessa con le mani è nostra con Davidino Calabria che prova a metterla in mezzo su Mauro, allontana, controlla Barrow, prova a contendergli la palla, Calabria si è messo di mezzo anche Messias, è uscito bene Barrow, Arnautovic fa la giocata, palla a sinistra per Cambiaso che l'anno scorso ha fatto un buon Genoa-Milan, palla lunga, Medel catalizza e poi allarga il gioco sulla destra dove è pronto a ricevere Casius, attenzione all'avanzata di Casius, si propone Vignato, va a chiuderlo Tonali, Vignato a terra Sandro, Vignato tiene palla lui, prova a pressare Bennacer, il tiro di Barrow, la palla è fuori, palla che esce alla sinistra della porta difesa da Mike che è stato accolto da grandi cori e grandi applausi quando è entrato in campo per il riscaldamento. E allora c'è possesso palla nostro con Mike Maignan che studia la situazione, attenzione Mike che c'è Arnautovic, palla lunga Mike a cercare Olivier, la spintarella di Medel la mette giù il Bologna, prova a inserirsi Teoteo, mette il piede Casius, controlla di testa Tomori, palla verso Teo che riesce a liberarsi di un avversario ma non del secondo. Leao centrale in questo momento, va lui a pressare Skorupski, poi Messia si insegue, la palla che arriva a Cambiaso. Milan molto duttile, Milan camaleonte nelle posizioni che tiene sul possesso avversario, va Teo a caccia di Casius, la spizzata di Casius, lottano duro Arnautovic e Tomori, l'ultimo tocco è del centravanti austriaco, impressionante per mole, per fisico, Marco Arnautovic. La rimessa in gioco con le mani è di Teoteo Nostro. Diamo Teo, gli va incontro Isma, chiede palla Leao, Teo, la diamo a Tonali, ancora Teo, palla dietro di là a Fick, però non c'è Calabria libero, allora si sposta alla grande, meravigliosa l'opzione che fornisce Mike Maignan, bravissimo, palla lunga, poi per carità non era facile lanciare ma in quel momento farsi trovare lì ha dato grande sfogo all'azione di Teo Hernandez che poteva anche per le marcature preventive del Bologna diventare complicata. Possesso palla della squadra di Sinisa che tutti a Milanello chiamavano affettuosamente Sini, ecco allora il possesso palla di Barrow, Barrow rimontato alla grande da Pierino Kalulu, Kalulu da palla indietro a Mike, Mike la sventaglia via, questa volta di prima senza ponderare come ama fare di solito, Tomori la mette giù e la scambia con Teo, Teo fa la verticale per De Ketelaere, De Ketelaere difende palla e va, ecco Charles, punta Charles, si muove Olivier, Charles arriva, area di rigore, Charles, palla per Messias, un filo lunga, chiede scusa Charles, va bene Charles, palla fuori, rimessa con le mani adesso di Cambiaso, è andato via bene a Schouten il nostro belga, duello dei Paesi Bassi, il nostro belga contro l'avversario olandese, la rimessa con le mani adesso è loro, è del Bologna, palla che arriva di qua a Lukumi, il tocco, giro palla Bologna, Dominguez, ancora Skorupski, prova a pressare Raffaellino, l'allargo è su Casius, eccolo l'esterno del Bologna, lui è l'esterno destro del centrocampo a 4 di Sinisa, recupera bene Teo, poi Sandro, Sandro la mette in mezzo, anche questo è un filo lunga, anche questo è un filo lunga, né Sean prima né Sandro adesso sono riusciti a raggiungere Messias che quando l'azione si sposta tutta sulla sinistra lui si accentra per provare a farsi trovare pronto in area, tonalità scura sulle scarpe di Junior, Messias la vedete qui dall'alto, adesso tocca a Skorupski riprendere il gioco, palla lunga Isma con il petto ma gli subentra nel controllo della palla Barrow, l'allargo ancora per Lukumi, prova a pressare alto Teo Hernandez, Messias
osserva la situazione, parte bene il Bologna, Kalulu fa un'altra grande cosa, poi non riesce a disimpegnare, c'è la deviazione, Tomori e la palla esce, la rimessa dal fondo è nostra, bene Pierre, adesso tocca a Mike Maignan provare a ripartire, palla lasciata a Tomori, ancora Mike si ferma a metà Arnautovic per impedire che la palla vada a Fick. Tonali, attento Sandro, pressa alto il Bologna, eccolo Kalulu che disimpegna di là, Giroud prova a prenderla, la allarga bene su Messias, eccolo Junior si snoda bene l'azione con De Ketelaer che supera bene il dislancio, splendido Charles, la mette in mezzo, para Skorupski, accelerata impressionante su Medel che era in netto vantaggio su questa palla di Charles De Ketelaer, ed era molto avanti Medel, lo aggira, lo avvolge De Ketelaer che prova a mettere in mezzo e c'è la parata di Skorupski. Ancora la finta di Barrow, gran lavoro di Fick che si allarga sulla sinistra per Teoteo. Teoteo tiene palla, Sandro gli va incontro. Bologna che attacca con molti giocatori, difende con molti giocatori. Ecco Leao che prova ad andare, Leao attaccato da Casius, Leao tiene palla, Leao, Rafa pressato e poi il tocco dietro, Casius è andato a mordere le caviglie di Raffaellino e allora c'è Pier Kalulu che avanza, ancora Pier dopo 6 minuti e mezzo dall'inizio della partita, Messias torna indietro, Bologna che non si limita ad aspettarci, prova anche a scivolare in avanti, però è molto organizzato nella sua metà campo, Teo Hernandez su Tonali, la palla rimane lì, arriva su Mauro in vantaggio su Rafa, disimpegno difensivo del Bologna, Medel, Giroud, Skorupski, la palla è su Dominguez, pressa alto il Milan con Isma, palla che arriva a Skorupski, lancio a sinistra su Cambiaso, è lontano Calabria che riesce a ostacolare l'avversario, poi Lukumi pressato da Messias, palla lunga del colombiano, Arnautovic prende la posizione su Kalulu e poi Isma è bravissimo a intervenire su Barrow, allarga il gioco Sandro Tonali, si appoggia alla palla Teoteo, ecco Teoteo che cerca lo scatto ma Casius è preciso e Teo gli subentra ancora nel controllo di palla, l'aveva strappata Vignato, poi Casius l'ha fermato, sfortunato nel rimpallo Teo, Calabria di testa però siamo un po' lunghi, De Ketelaer non aveva coperto Dominguez e allora riparte il Bologna con Cambiaso che allarga su Barrow, Barrow se la vede con Calabria, palla dietro per Schouten, tocco dietro Vignato, buono per Barrow che va al tiro alto, seconda conclusione di Barrow che ha iniziato bene la partita, c'erano voci di mercato su di lui nel corso dell'estate, si parlava del Torino, Sinisa lo ha schierato dall'inizio contro il Milan, eccolo Mike Maignan che studia la situazione e lancia verso Olivier Giroud che va con il petto, palla lunga, facciamo fatica a giocarla noi la palla, a metterla a terra, a ragionare, ecco Skorupski che riceve, Skorupski torna da Lukumi, il colombiano allarga su Cambiaso, arriva a pressare Calabria, si fa vedere Kalulu bravo su Giroud di testa, la prende Schouten, vuole l'anticipo Tonali, se l'allunga Vignato, è stato bravo Vignato a servire uno dei suoi compagni di squadra, gran recupero di Sharp e ancora Isma dentro su Mauro, riesce ad allontanare, bella idea di Isma, poi fallo di Messias, c'è calcio di punizione a favore del Bologna sullo 0-0 di Milano San Siro dopo 9 minuti di gioco, vediamo Junior, sì, un po' le cavigliere, un po' la scarpa nera di Junior Messias, tocca adesso al Bologna ripartire con Medel che dà la palla di qua a Vignato, arriva Kalulu è bravissimo, Sandro rimane risucchiato dal tentativo di intervento nuovo da parte di Vignato, grandissimo Isma a centrocampo, sta facendo tanta legna e sta facendo tanti break, Charles tiene palla e appoggia Leao deve partire da dietro, Leao la tocca ancora su Teo, palla che arriva a Fick Tomori,
torna da Teo il Milan. Eccolo Rafa che prova a ingaggiare il duello, viene in mezzo, Casius lo disturba e poi va anche Vignato, palla di prima del Bologna, grandissimo Pierino Kalulu, meraviglioso inizio di gara di Kalulu e Bennacer. Eccolo Isma che va ad appoggiarsi a Teo, Teo sgasa, ecco Hype Trento Hernandez, Hype Trento Hernandez, palla dentro, aveva anche De Ketelaer qua libero, ancora Teo Teo, è il tiro di Teo però, è un tiro che finisce probabilmente in fallo laterale. Probabilmente in fallo laterale, sì, fallo laterale e non rimessa dal fondo. Avevamo Charles libero a sinistra. Tocca adesso al Bologna andare a rimettere palla in gioco con Cambiaso, che dal Genoa è passato alla Juventus, in prestito quindi al Bologna. Eccolo Cambiaso, pronto a mettere la palla in avanti, colpo di testa di Pier Kalulu, Giroud ha provato a anticipare Lukumi, palla uscita, Medel la porta via subito, Milan che non va a pressare subito alto, Medel per Suma Oro, quindi Casius lancia lungo di là, Casius fuori gioco di Arnautovic, segnala subito l'assistente Pietro dei Giudici. Quindi calcio di punizione nostro, rivediamo. Eh sì, era di là Arnautovic. Tomori batte la punizione per Kalulu. Kalulu allarga ancora su Sandro. Sandro pressato alto. Ancora Fik Tomori. Il tocco di là per Mike Maignan. Avanza palla al piede Mike, non lo contrastano. Aspetta che gli avversari si spostino, Mike, palla lunga su Giroud che balza in terzo tempo, in sospensione Olivier, poi c'è l'avanzata di Charles, Charles allarga verso Davidino, quindi Junior, ancora la palla dietro con il Milan che la mette un po' a terra per vedere di inventare il primo pericolo della partita, Messias, ancora Isma si era mosso bene Giroud, ma la palla di Isma è finita troppo lunga. Paolo Sousa, poi l'alta dirigenza Bologna, Sartori, Fenucci, Gioi Saputo, perde tempo Skorupski, ecco i nostri, Paolo Maldini e Ricky Massara. Va il Milan a recuperare palla, dai ragazzi, Mike Maignan la tiene, Mike guarda la squadra, la vuole più in temperatura, mosso le spalle, vuole più in movimento, più elettrici, vuole opzioni di passaggio, colpo di testa Bologna, è stato bravo Lukumi, va a chiudere Bologna su Medel, noi giochiamo molto con la palla lunga, ecco allora Barrow che avanza è libero, c'è il buco su Barrow, spolmona anche per andare a chiudere Arnautovic, il tocco dietro su Casius pressato anche da Giroud, viene a aiutare Giroud, palla dietro, la tiene su Mauro che serve Lukumi, giro palla del Bologna che va velocemente da destra a sinistra, Bologna piace giocare a pallone, Calabria, c'era fallo qui, richiamato Calabria dall'arbitro, credo che Calabria non stesse contestando il fischio, ma probabilmente il fatto che era ad un passo dal non fare fallo. José Altafini, storica grande presenza rossonera, l'uomo di Wembley 63, erano anni importanti quelli anche per il Bologna che faceva tremare il mondo, quelli dei primi anni 60, palla lunga Bologna, deve andare a chiudere Tomori, difende palla, bravo Fick, palla che esce e allora tocca al Milan riprendere il gioco con Tomori che la tocca a Maignan, adesso la palla in gioco, attento Mike di qua su Tonali di prima bella per Pierre, c'è campo per Pierre, avanza Pierre, c'è De Ketelaer libero, lo vede Charles,
passaggio dal nostro francese al nostro belga, età media del passaggio bassissima, va bene così, palla fuori, rimessa nostra, dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi, eccolo Isma. Isma viene da Tomori, Tomori allarga dalle parti di Teoteo, Teoteo prova ad accentrarsi, ecco Hype Train, Teo Hernandez che serve Isma, palla di là, Junior Messias, vediamo se Messias punta Cambiaso, eccolo Junior, 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 salta l'uomo, Junior, bella palla in mezzo, palla che viene sfiorata da De Ketelaere, poi cerca di prendere la Rafa, in scivolata, esce bene Vignato, qui la deviazione di Sandro Tonali, che ha tagliato il rifornimento di Vignato ad Arnautovic. Piedi Sinisa, rimessa con le mani Bologna, sulla palla Casius. Casius ci mette un po', eccolo il pallone, la deviazione di Fick, altra rimessa con le mani Bologna, va Casius sulla palla, eccolo Casius, si muove Vignato, poi la palla viene recuperata da Teo Hernandez, erano messi bene i giocatori del Bologna, erano riusciti a dare la palla subito in orizzontale Teo. Isma pressato da Barrow, la palla arriva a Maignan, Maignan fa un cenno a Messias che va incontro di testa, c'è la deviazione, Bologna rimessa nostra, dai 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 dai, va bene, dai dai dai, Davidino inquadrato, Junior, Davidino la rimette in mezzo, non riesce a servire i compagni Davidino, palla che viene recuperata ancora, qui temevo fallo di Calabria, lascia correre l'arbitro Manganiello, bella palla per Teoteo, Teoteo sulla corsa, si appoggia ai Trent Hernandez, Hype Trent Hernandez, Hype Trent Hernandez, Hype Trent Hernandez, Charles De Ketelaere dentro per Junior, palla in mezzo, è un appoggio quello di Junior para Skorupski, Skorupski che rilancia subito, Leao deve andare a coprire su Casius, Rafa fa la fase difensiva, Rafa, bravo Rafa, bravo, bravo Rafa, bravissimo Rafa, così, poi avanza Fick Tomori, a palla lontana forse un fallo di Tonali, palla messa in mezzo da Tomori, esce Skorupski e la prende. Milan che prova a ravvivare la sua presenza nell'area di rigore del Bologna. Adesso tocca a Skorupski di prendere il gioco, Schouten, e non c'è subito la pressione di Charles lì su Schouten, ancora Vignato, Vignato allarga di là con Calabria che si muove verso Cambiaso, palla sinistra del Bologna che chiama in avanti anche Lucumi, poi Dominguez, palla tenuta in campo dal colombiano, quindi Calabria che pressa, Milan che vuole la palla, ancora il Bologna va a recuperare bene Fick che la lancia subito in avanti su Giroud, c'è il duello testa a testa, Medel Giroud la prende su Mauro, la recupera Medel, Medel riesce a servire Vignato sulla pressione di Oli e allora il Bologna si snoda bene con Schouten, azione alla mano del Bologna, fallo di Sandro, fallo di Sandro, ricordiamo che né nel Milan né nel Bologna ci sono diffidati. 18 minuti di primo tempo a San Siro, 0-0, non c'è ancora stata la vera e propria occasione da gol né da una parte né dall'altra. Ecco allora Medel, Medel fa il cambio gioco, però l'arbitro Manganiello dice fischio io, adesso bisogna andare a recuperare il pallone. Onestamente fossi nell'arbitro questi tempi morti non li creerei, indipendentemente da chi abbia la palla, questo è un tempo morto gratuito. Il gioco era già ricominciato, Medel attenzione, attenzione Medel, Tomori fa una grande chiusura, poi Teo, poi Fick, palla intelligente quella data dal Bologna in avanti, insidiosa per Fick, va di testa Olivier che prova a innescare Leao, ma Medel interviene in scivolata. Ancora Teo Hernandez, dopo la stagione 2014-2015 di Medel all'Inter, in pochi avrebbero scommesso sul rendimento di Medel, difensore centrale nella difesa 3, invece tutte le volte che lo vedo, anche l'anno scorso a San Siro ad aprile, l'anno scorso campionato, fa grandi partite. Lui nato centrocampista e reimpostato da Sinisa. Medel mette giù però Giroud, qui forse Medel ha commesso fallo. La grande pressione di Gary Medel su Olivier Giroud.
Ancora Theo Hernandez, Schouten deve dare palla indietro, Schouten, Giroud prova a prenderla, Junior, qui però non c'è niente, Leao chiede il fallo, Leao applaude l'arbitro, non applaudiamo l'arbitro, la fatti prego, avanza Arnautovic, peraltro prima dell'inizio di ogni stagione c'è un arbitro che va a spiegare le tendenze, intanto attenzione Sharp, 4 contro 3, Rafa, area di rigore, Rafa, tiro, gol, ha segnato Leao, l'assist di Sharp, il gol di Rafa, 1-0 per noi, l'esordio di Rafa, così, magari Rafa non l'ha presa pulitissima la palla, ma a volte si fa gol proprio con il tocco sporco. 1-0 per noi. La rivediamo bene, Charles, gran recupero, break e assist per Charles Kettlaer, che va al gol, posizione straregolare di Rafa, che l'ha piazzata, era già a terra, Skorupski, l'ha piazzata sul primo palo. Inizia a crearsi il feeling, Charles Rafa, che ha segnato nella stessa porta di Milan Sampdoria 1-0 dello scorso mese di febbraio. Gol di Raffaellino Leao, primo gol nella stagione. L'arbitro Manganiello dice qualcosa di non applaudire, glielo dice anche il capitano. Ha ragione, arbitro. Non si applaude l'arbitro, Rafa, ha ragione. Dicevo, a inizio stagione un arbitro va nei ritiri delle squadre a spiegare aggiornamenti, linee di tendenza, regolamenti. Quest'anno a Milanello, prima dell'inizio stagione, è andato proprio Manganiello. Ha ragione. Su non applaudire l'arbitro non è piaciuto nemmeno a me, Raffaellino. È piaciuto molto di più il gol di Raffaellino. Cambiaso prova a darla a Dominguez. Palla lunga. Arnautovic, attenzione. La presa però troppo netta Arnautovic e quindi è finita fuori. Brandi De Ketelaere, assist e gol. Qui fallo di Medel, però basta rovinare addosso. Medel sta facendo la sua signora partita, mancherebbe altro, però basta rovinare addosso a Oli. Insomma, è estrema la marcatura di Medel. Qui rivediamo, gran lavoro di De Ketelaere su Schouten. De Ketelaer, questo era un 4 contro 3, avevamo anche l'opzione di Messias di là, palla a Rafa, e gol sul primo palo, di solito Rafa la cerca al secondo palo, è lì che ha voluto andare a coprire un po' di più Skorupski e lo ha trafitto sul primo Raffaellino nostro l'anno scorso aveva segnato il primo gol contro una squadra rossoblù, il Cagliari in quella porta lì, quest'anno segna il primo gol contro una squadra rossoblù, il Bologna in quella porta lì. Calulu, avanza Pierino, però non ha potuto dare la palla a Tomori, non era sicuro, se non sei sicuro va bene così, giusto? Palla dietro a Mike rilancia lungo, a cercare ancora Charles, bella palla di Mike, e arriva alla fine Lukumi, ha creato un gran pericolo col suo lancio strepitoso Mike Maignan, a metà fra De Ketelaere, deve andare a battere l'angolo, ragazzi, ci va Sandro Tonali, dalla bandierina. Eccolo Sandro, applauditissimo. Va Sandro, calcio d'angolo Milan. Al minuto 23 e 40 secondi ora, e poi i secondi passano uno dopo l'altro nella nostra serata, nella nostra partita, nella nostra vita. Tonali alza il braccio sinistro, Sandro, cross, colpo di testa tentato da Oli. La va a recuperare Isma per Teo, allontana Medel. E poi c'è il recupero, se l'allunga Pierre, grande Pierre. Tonali allarga su Junior. Ah, peccato. Adesso riparte il Bologna, ancora con Barreau per Vignato che si allarga su Casius. Andiamo a chiudere, ragazzi. Palla larga verso Vignato che la tiene. Barreau, sembrava sbilanciato Vignato, invece è riuscito a giocarla. Poi Barreau cerca il lancio su Dominguez, ma Dominguez stava andando verso destra e gli ha aperto il pallone sulla sinistra al suo compagno di squadra.
era scattato Leao, voleva la palla di Mike, però ha detto aspetta, la chiama Rafa, la chiama Mike ci prova e non gli è venuta. Abbiamo messo troppa pressione su questo lancio. Va bene così, calma, pensiamo un po' di più ragazzi. Ha messo un po' di pressione Rafa su Mike su questo lancio. Adesso Rafa va a fare la fase difensiva, ma attenzione, è passata questa palla. Messia cerca di contenderla a Cambiasu, poi se la allunga Barru, Schouten riesce ad andare da Casius prova a saltare Teo, palla dietro a Vignato, lavorano molto in binario e poi grandissimo Kalulu, Casius e Vignato, Pier Kalulu, vai Pierino inesorabile, 4 contro 4, Pierino, Charles, si gira, Charles in buca, splendido per Kalulu, la parata Skorupski, che palla gli ha dato Charles, meraviglioso l'assist di CDK l'assist di Charles de Ketelaere, guardate che assist, forse un filino in fuorigioco, però resta la grande giocata di Charles. Attenti ragazzi, attenti che Bologna è libero di là, attenti, chiudere, fame, intensità, preoccupiamoci di questa azione ragazzi, preoccupiamoci. Cambiaso, Arnautovic, chiudiamo, no, Casius in area, al tiro, grande Teo, sempre più applicato, preciso e intenso come difensore, Teo Hype Train Hernandez. Intanto è caduto qualcosa dal taschino dell'arbitro, sta mettendo a posto la scarpa Sandro Tonali, rimessa con le mani Bologna, sulla palla c'è Casius. Eccolo Casius, dentro su Vignato, prova Tonali, bravissimo Sandro, ecco Rafa, è ripartito il Milan, Rafa, campo aperto, c'è Messias, area di rigore, Messias, il tiro, Messias, la palla di Skorupski, Leao alto, la grande occasione per il raddoppio, qui rivediamo, giusta l'opzione di Leao per Messias tira in porta e poi Rafa la prende alta sullo stinco. Qui rivediamo invece la grande giocata di prima di Sharp per Kalulu. Ragazzi, che giocata! Vediamo se era fuori gioco. Lì è tutto da vedere. Però che giocata Sharp, ragazzi. Attento Pier. Pier ha fatto il passo indietro giusto. Poi Mike per Davide. Mi impressionano Kalulu e De Ketelaere, palla lunga per Isma che spolmona, fa la vasca di tutto il campo, poi Medella dietro a Skorupski, attenzione che abbiamo Isma là davanti, De Ketelaere va a coprirlo, poi la palla esce, alza un braccio De Ketelaere, rimessa con le mani Bologna, eccolo Cambiaso sulla palla, canta la nostra curva, ancora Arnautovic però da una gomitata, ragazzi, gli ha piantato il gomito addosso a Bennacer, guardate qui, ragazzi, cioè, Olivier non fa così su Medel. Adesso tocca al Milan ripartire con la punizione, palla che arriva a Fik Tomori e la schiaccia bassa su Teo Hernandez. Teo dialoga con Tonali, avanza Sandro, palla di qua a Rafa ingaggia il duello, poi serve Sandro che ha accompagnato l'azione bene. Teo Hernandez ha provato il colpo di tacco a liberarsi, ma ha lasciato lì una palla che di cui forse dovevamo avere maggior cura. Calabria rompe l'azione avversaria, De Ketelaere di testa, era venuto incontro Giroud, palla nostra ancora, dai ragazzi, Messias e Calabria in binario, torna sui suoi passi Junior, bene così, giusto, Isma dentro per Leao prova ad andare, un po' prevedibile forse il suo movimento, l'ha letto bene il Bologna, allora Junior dentro per Calabria, peccato, era una bella idea, bel movimento dettato da Davide, bella intenzione di Messias, palla un filo lunga, riparte il Bologna adesso con Skorupski, guardate intanto alcuni giocatori avversari come
De Silvestri, Bonifazi che si riscaldano, ancora Medel che la tocca di là, Lucumi pressa alto il Milan con Calabria su Cambiaso, palla alta e lunga, va di testa bene Fick su Arnautovic, di là su De Ketelaere che rimbalza davanti, una palla che non riusciamo a mettere giù. Bravi, bravi ragazzi, bravi. Pierre inseguito da Barrow, la palla arriva dietro a Mike la gira verso Fick torna da Mike Maignan, palla nostra, eccolo Mike che vuole studiare bene la situazione, vuole leggerla bene ancora. E qui il fallo di Giroud, questo è il fallo di Giroud, certo, qui è Giroud che allarga il braccio, fallo giusto. Olivier qui ha allargato il braccio, l'ha allargato, non ha dato il colpo, non è andato violentemente su Medel, ha allargato il braccio, ha commesso fallo come prima Arnautovic su Bennacer. Calcio di punizione, Oli chiede scusa a Gary, allora tocca al Bologna ripartire con Medel sulla palla, l'allargo di qua su Casius la appoggia a Vignato accompagnato da Teo vuole la palla, Teo scivola, che peccato ragazzi, aveva tutto il campo aperto, aveva già la collina in bocca Teo, è scivolato Arnautovic, poi la palla spizzata dal 9 del Bologna arriva sotto la suola del piede destro di Mike Peterson Maignan che controlla. Eccolo Mike va a pallonettare, a scavettare su Teo, la rumba del Teo, la traversata del Teo, eccolo il Teo che ha guadagnato tanti tempi di gioco appoggiando su Messias, Charles, dobbiamo stare attenti a non finire in fuorigioco, alza la linea al Bologna, palla di qua bella a Fick attento che rischiamo di andare in fuorigioco, Fick c'è la deviazione, Messias limite dell'area, bella la palla di Messias per De Ketelaere che non è riuscito ad aggiustarsela al meglio, De Ketelaere poi fa partire un bel cross per Leao colpo di testa, angolo, si cercano e si trovano Charles De Ketelaere, Rafael Leao batte subito l'angolo, no perché bisogna attendere, stava ancora toccando il pallone fuori dal campo Tonali secondo l'arbitro Manganiello, quindi adesso c'è l'angolo che sta per essere battuto da Leao, non è ancora ripreso il gioco, va Bennacer dalla bandierina, eccolo Isma pronto a mettere in mezzo, alza il braccio destro Ismael Bennacer, ecco il suo cross, palla controllata da Rafa in area, Rafa la difende bene dall'assalto di Cambiaso, Rafa la perde, Rafa finisce a terra ma non c'è fallo, la porta su bene Dominguez, ecco il Milan che scappa indietro per difendersi dal possibile contropiede del Bologna, azione di contraccolpo del Bologna gestita, adesso il Bologna ha perso metri e allora torna indietro Casius, dà la palla su Mauro, Dominguez va Cambiaso contro Calabria, la mette Cambiaso, il colpo di testa di Fico, un bel cross questo di Cambiaso, poi De Ketelaere difende la palla, Oli, De Ketelaere sangue freddo glaciale e di gran classe De Ketelaere, poi grande Oli su Sandro attaccato, è stato bravo da dietro Casius, questo ragazzo Casius mette sempre il piede, è un giocatore attento, misurato, chirurgico, ha preso gol da Leao ma insomma non è da lì che va giudicato, e poi fallo di Tonali ai danni di Barrow, ma era fallo questo, comunque calcio di punizione Bologna, ormai è stato fischiato, qui rivediamo la giocata di Oli di prima, ancora il Bologna che è sempre molto intenso nelle marcature, nei testa a testa, nei tentativi di recupero palla, qui abbiamo lasciato questa palla, ne è uscito bene il Bologna, avevamo tanti uomini impegnati nel recupero ma non siamo riusciti a farlo, e allora Casius attenti ragazzi, Tonali si porta su Vignato,
Vignato la mette di qua, la finta Arnautovic, Dominguez la sta toccando troppe volte, ragazzi, attenti, attenti ragazzi. Schouten ancora per Dominguez, la recupera Isma, la dà dietro a Maignan, bravo Ismael, palla lunga, prova Oli ad andare, c'è Leao sulla seconda palla, Giroud la allarga giusta, in scivolata Olivier non riesce a servire Messias, peccato, 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 era al posto giusto, al momento giusto Raffaellino, ma non è riuscito Junior a proseguire l'azione. A terra Tonali, a terra Tonali, vedevo un po' sofferente anche prima, speriamo si rialzi il prima possibile Sandro Tonali. Un po' di acqua per i giocatori in campo. Ecco, questo è il momento in cui è andato giù Tonali. Mi sembra, nessuno chiede cambio, parla di cambio, mi sembra una situazione recuperabile. E rivediamo invece De Ketelaere come recupera palla e avvia l'azione del gol del Milan. Questo è un altro tentativo, il tentativo di prima sullo 0-0. Si rialza Sandro. Dai Sandro. Ecco De Ketelaere. Questa è l'azione del gol di Rafa. Piazzata sul primo palo. Gol simile a porta invertita a quello fatto alla Fiorentina lo scorso primo maggio a Terracciano. Palla che viene lasciata dall'arbitro Manganiello e dal Milan al Bologna con Vignato per su Mauro. Vediamo Sandro. Sandro che ancora ha tenuto fuori dal... Non capisco perché è ripresa l'azione. Non capisco perché non possa rientrare Tonali. Ci lascia in 10 il quarto uomo, poi sbaglia il rilancio il Bologna. Non ho capito il quarto uomo meraviglia perché con l'azione ripresa non ha fatto entrare subito Tonali. Ha fatto prima partire l'azione del Bologna e poi ha fatto entrare Tonali. Davidino Calabria. Rimettiamo palla in gioco ragazzi. Ecco il tocco per Giroud. De Ketelaere. Riparte il Bologna, riparte il Bologna, Arnautovic il tiro fuori. Conclusione di Arnautovic fuori dallo specchio della porta. Mister Pioli dà indicazioni ai suoi giocatori. Ecco allora Mike su Tonali, Tonali torna da Mike. Mike va da Pierre, Pierre pressato da Barrow, ancora Pierre, Milan che non molla l'opzione Maignan che è bravo a pescare Isma, poi il Bologna devia di testa, poi Olivier per Bennacer, Bennacer splendido controllo di palla di Isma, meraviglioso, di gran class, e poi il tocco in avanti per Leao, Rafa, 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 il tiro, tiro da cui speravo di più, tiro difficile, speravo di più. Teo Hernandez scappa indietro, l'appoggio a Mike, la tenuta bassa sul tiro, Leao non ha disegnato la cometa e allora riparte Davidino Calabria, però gli stava andando incontro Leao, invece gliela data lunga Davidino, si è scusato Rafa per il movimento, palla dietro, attenzione Skorupski, Skorupski pressato da Rafa, palla lunga del Bologna, va a chiudere Kalulu che la mette giù e la libera bene su De Ketelaere che la tocca di prima, poi la palla arriva ancora dalle parti di Skorupski. Bologna che mette bene il piede, che è ben posizionato, che è attento sugli uno contro uno. Attenzione a Medel, c'è Messias a metà fra Medel e Lukumi, si porta nuovamente in fase difensiva Messias sul colombiano che la tocca ravvicinata Dominguez. Medel, Olivier adesso è qui sulla fascia con Leao centrale, il
Bologna sbaglia l'appoggio, rimessa con le mani nostra. Davidino Calabria pronto a riprendere il gioco. De Ketelaer, ancora Davide, c'è libero Teo, deve spendere un tempo di gioco per partire Teo, ma parte, ecco Rafa sulla corsa contro Casius. Rafa non va di slancio, Rafa, e la mette lunga. Quando gli parte il cross, Raffaellino lo dosa forse troppo, lo dosa troppo il cross, è una cosa che è successa anche nelle altre partite, troppo carico, troppo lungo il cross, deve essere più morbido, più sinuoso. Ecco allora il Bologna che prova a ripartire, limite dell'area piccola. Milan che con Olivier va a pressare su Medel, passa la palla di Medel, Arnautovic, gran lavoro di Fikto Mori e Bennacer, Tonali, Pier Kalulu, recupera palla il Milan, bravi i nostri ragazzi, bravi su questa palla, bravi. Teo Hernandez l'ha fatta girare questa palla, lui voleva andare da Olivier Giroud, poi il rimpallo su Schouten favorisce Leao che prova ad andare, Leao, altro rimpallo favorevole, Rafa in orizzontale ma pur sempre palla nostra, Rafa si gira, Rafa insiste, azione lunga di Raffaellino, Leao in possesso palla, Isma, finta di corpo, ancora Isma, l'allargo su Rafa, e poi torniamo centrali dalle parti di Pier Kalulu, riparte da dietro l'azione del Milan, Tomori vede Calabria centrale, Calabria posizione da mezzala di Davidino, servito Isma in buca, colpo di testa del Bologna che riparte, Arnautovic cerca di spezzare la trama, Charles, e poi è Tonali che mette fine al tentativo avversario, bravo Sandro che sta tornando nella pugna dopo quel momento in cui si è piegato per il dolore. Bennacer, bellissimo il cambio gioco di Isma col contagiri da Davide. Davide la mette giù, deve tornare indietro da Fick la gioca non di prima ma elude poi l'intervento di Arnautovic e serve Bennacer, azione lunga, teniamo la palla senza sbagliare un passaggio, Teo Hernandez bravo per Tonali, area di rigore, Sandro, la palla esce, angolo, ero in dubbio anch'io se era rimessa o angolo, forse l'arbitro Manganiello ha visto che la palla era già uscita sull'ultimo tocco di Tonali, vediamo, sì, era già fuori la gamba di Tonali, avete visto, sotto il ginocchio, e quindi va dalla bandierina Ismael Bennacer, pronto a mettere in mezzo Isma, va dalla bandierina il nostro 4, eccolo Isma, si prepara a mettere in mezzo, alza il braccio destro Isma, va Isma, angolo battuto, bello colpo di testa di Teo e poi la palla esce, bello, lo vedi subito quando è bello il calcio d'angolo, il cross, che la palla la prendi tu, poi per carità Teo ha deviato fuori ma intanto l'abbiamo presa noi, bello il calcio d'angolo di Bennacer. Tocca adesso al Bologna provare a ripartire con Medel su Cambiaso, recupera ancora Isma su Messias, data però sulla corsa e non nello spazio, e adesso c'è il fallo che il Milan è costretto a spendere con il calcio di punizione Bologna, fallo di Messias sulla palla Lukumi, Lukumi serve ancora Cambiaso, pressa alto Calabria, ancora il colombiano, Messias prova a disturbarlo e poi costringe l'avversario a fare una palla lunga sulla quale è in vantaggio Kalulu vede Barro in posizione pericolosa, Pier si difende dall'assalto di Cambiaso, Pier non la vuole perdere, bravissimo Pier, meraviglioso Pier, non era semplice, poi bravo anche Bennacer, bravo Junior, bella per Bennacer, colpo di testa di Giroud, è un po' farraginosa la nostra ripartenza ma c'è stata, high train double con Rafa Leao, eccolo qua Raffaellino, ancora double high train, Rafa e Teo, De Ketelaer prova a darla, allontana Casius, la recupera anche questa Isma Benna, anche questa, poi Raffaellino Leao lavora di preziosismo, poi De Ketelaer, poi Isma dentro su Sandro, no, la palla è di Sandro, è troppo corta e allora riparte il Bologna, bravo Davide sull'anticipo, non c'è fallo, Tonali dentro, Olivier il tiro, la palla è fuori di niente,
Volevano il fallo prima i giocatori del Bologna. Qui vediamo Calabria. C'era il fallo di Davidino. C'era il fallo di Davidino perché poi gli tocca il polpaccio. Qui Olivier ha provato a incrociare. Palla fuori, adesso rimessa dal fondo Bologna. Un minuto di recupero, pensavo di più per lo stop su Tonali. Un minuto di recupero. Tocca a Skorupski riprendere il gioco. Va Skorupski dal limite dell'area piccola. Palla lunga. Arnautovic difende la posizione su Teo, va a Kalulu, vediamo di chi è la rimessa, loro, è loro la rimessa, va Casius sulla palla, cognome da orologio al polso Casius, ma è una, solo una battuta, non prendetela troppo sul serio, vediamo Casius, sta facendo poi al di là di tutto una bella partita, Rafa è partito, Rafa innescato da Giroud, Rafa contro Medel, Rafa, la parata di Skorupski, De Ketelaer, la grande deviazione del Bologna, grandissima occasione nostra per il 2-0, finisce qui il primo tempo, grande occasione Milan per il 2-0, chiudiamo il primo tempo in vantaggio di un gol, ha segnato Raffaellino Leao al 21esimo del primo tempo, Milan 1 Bologna 0, un buon Milan, un Bologna che sa tenere il campo, un buon Milan. Pronto a riprendere il gioco il Bologna. Con Arnautovic in mezzo al campo. Si gioca, inizia secondo tempo a Milano San Siro, Milano in vantaggio di un gol, attenzione al Bologna Medel, con Lukumi che appoggia sulla sinistra per Cambiaso, viene alto a difendere Calabria, poi Kalulu deve chiudere su Barro, esce Mike Maignan, la protezione di Kalulu, l'uscita razzente, impresa bassa di Mike, questa la combinazione difensiva rossonera su Musa Barro, attenzione Isma. Isma fa un gran cambio gioco verso Leao, bel colpo di testa di Rafa per Tonali che anticipa Vignato, parte Sandro, Sandro lancia verso Messias, Messias viene incontro alla palla, palla che rimbalza, Messias contro Lukumi, la mette fuori il colombiano, la rimessa con le mani è nostra, dai ragazzi, eccolo Davidino che tocca proprio su Messias, Messias torna da Davide, Davide uno contro uno, Davide, Davide dentro per Olivier che non arpiona la palla e poi riparte il Bologna, scappa indietro veloce Teo Hernandez, hype train difensivo di Teo Hernandez che ritarda l'impostazione avversaria, Rafa Leao fa una gran fase difensiva, bravo Rafa, attenzione a Dominguez che allarga ancora, poi c'è Barrow. Barrow torna indietro dalle parti di Soumaoro, ancora la palla lunga, c'è una deviazione, chiude la questione, Mike Maignan là dietro, eccolo Mike che fa passare qualche secondo, pronto a riprendere il gioco Mike, chiede a Kalulu di accentrarsi e lui allora libera il pallone su Calabria, Calabria prolunga l'azione su Bennacer che la prende superando Dominguez, Bennacer, Isma molto bene in tutte le sue giocate, ancora Rafa c'è campo per lui e per noi, di fianco a lui Teo, eccolo servito Teo contro Casius, ancora Rafa il tiro accennato da Rafa, poi ci ripensa e allarga su Isma, Isma per Messias in area di rigore. Un po' dura Isma per Bennacer, un po' dura. Messias dentro. La porta via al Bologna. Junior un po' beccato. Via San Siro sui social. Dai Junior, va bene Junior. Dai Junior. Attenzione Arnautovic. Arnautovic la mette in mezzo. Bella chiusura di Tomori prima e di Tonali poi. Gran recupero. Poi Arnautovic va in scivolata. Ha dato tutto in questo recupero difensivo Sandro Bravo. Rimessa con le mani di Davidino.
calma, dice Isma. Eccolo Calabria su De Ketelaere che la tocca per Messias che la tiene in campo. Junior dentro per Giroud, la finta per De Ketelaere. De Ketelaere campo aperto, c'è Rafa, servito Raffaellino, Raffaellino, ha continuato l'azione De Ketelaere, Raffaellino, Raffaellino, il tiro deviata la sua traiettoria, poi c'è Teo, non scarica il pallone su Sciarla, va da Tonali, Milan pendulo verso destra in questo avvio di ripresa, molti attacchi a destra, Calabria allarga troppo su Bennacer e la palla esce, chiede scusa Davidino, va bene Davide, mancherebbe, rimessa con le mani Bologna, eccolo Cambiaso che si prepara a rimettere in gioco il pallone. Eccolo ancora Lukumi che lancia sulla destra per Casius. Casius vede libero in mezzo al campo Dominguez, deve andare a coprire Messias su Barrow. Barrow, Milan che non deve perdere mai le misure anche nella fase difensiva, l'allargo per Casius che prova a mettere in mezzo Tonali di prima, fa il disimpegno diretto su Leao che si appoggia a Teo. Eccolo Teo, ah, non siamo ripartiti bene, Olivier anticipato, non siamo ripartiti bene, potevamo darla a Charles, siamo andati su Olivier ma Charles non è stato velocissimo nell'andare incontro a Teo e allora Barro che viene molto in mezzo a giocare cerca di creare gioco da dietro. Poi chiudono bene Bennacer e Tomori. La tiene Mike Maignan. Messo bene il Bologna. Ecco ancora Bennacer di prima su Tomori. C'è campo per Fick. Fick viene via da Dominguez. Bravo Fick. Accelera Fick. Facciamo un po' di errori individuali che consentono al Bologna di non correre pericoli e di ripartire. De Ketelaere mette la punta del piede, ancora Vignato recupera su Olivier, dai ragazzi in temperatura, dai più elettrici vi prego, dai ragazzi. Suma Oro verso Lukumi, il colombiano va da Cambiaso che la sventaglia in mezzo al campo, legge benissimo la situazione Calulu, bravo Pierre che prende fallo da Dominguez, bravo Pierre che ha capito tutto di questa palla del Bologna. È brutta l'entrata, è brutta l'entrata di Dominguez, eh? Bruttina, bruttina l'entrata di Dominguez, bruttina, non come quella di Atebur su Leao a Bergamo ma insomma bruttina, il giallo ci stava tutto mentre a Bergamo ci stava il rosso, qui almeno il giallo e invece non quel, neanche quello. Olivier colpo di tacco bella, De Ketelaere, Bennacer la porta via bene, Bennacer dentro per Teo, perde un tempo di gioco purtroppo Teo, poi Isma allarga su Rafa, ci prova ancora il Milan, Raffaellino dentro, respinge il Bologna, un po' imprecisi, ecco Charles che gestisce la sua prima palla del secondo tempo, la palla messa in mezzo da Messias però, la zampata di Junior non serve Teo e allora Dominguez apre bene il gioco perché ha superato due dei nostri, quindi accumula superiorità numerica al Bologna, chiude Tomori, recupera palla Arnautovic, spesso fanno la regia gli attaccanti del Bologna in questa ripresa, prima Baro, adesso Arnautovic, palla scauta in attenzione, l'olandese si appoggia a Barro, vengono molto indietro i giocatori di Mihajlovic, gli attaccanti di Mihajlovic in questo avvio di ripresa, su Mauro ancora, palla di qua, ancora Rafa. Abbiamo bisogno però di fare qualche bella combinazione offensiva anche noi ragazzi, ci taglia un po' fuori il Bologna, ecco Vignato inseguito a De Ketelaere, ancora Cambiaso che viene in mezzo al campo, De Ketelaere prova a recuperare palla, il tocco è su Schouten, cambia ancora gioco il Bologna, Leao va su Casius, Casius conserva il possesso palla, dentro il Bologna ancora, Barrow, Dominguez, il tiro alto. Non un grande inizio di ripresa da parte nostra, squadra che fa qualche errore individuale non forzato di troppo, squadra che non si divincola bene, che non è fluida in questo avvio di ripresa. Eccolo Mike fa palla lunga, era in fuorigioco qui Olivier,
esattamente, segnala l'assistente dei giudici. Era in fuori gioco Olivier, si stanno scaldando alcuni nostri giocatori, da Adlia, Pobega, Ballò, Ture. Eccolo allora Medel dentro su Barrow, palla data di qua a Cambiaso, Cambiaso viene in mezzo al campo, Cambiaso accelera, libera la gamba Cambiaso e poi serve Vignato, l'allargo su Casius. Buon inizio di ripresa del Bologna, chiude la trama Messias, poi De Ketelaere sfrutta il rimpallo. Lui voleva liberare in profondità Leao, ma Leao stava venendo in mezzo. Rafa fa cenno di questo a Charles, va bene così, andiamo ragazzi. Ancora il Bologna che sbaglia qui dalla palla di prima. Charles, Charles fa un gran lavoro, viene via bene Charles, dentro per Rafa. Rafa arpiona il pallone, lo difende. Rafa, Rafa messo giù, non c'è fallo. Ha ragione l'arbitro qui, ha ragione l'arbitro, temo. E allora Barrow detta il movimento, attenzione. Ragazzi, dobbiamo proteggere meglio i palloni che abbiamo. Dai ragazzi, abbiamo Leao, Olivier e De Ketelaere dietro la linea della palla, sotto la linea della palla. Il primo a venire sopra è Giroud. Dai ragazzi, vi prego. Avanza il Bologna, si fa sentire la curva. Ancora la palla dietro, Medel. Medel si appoggia a Lukumi. Lukumi tocca di qua verso Cambiaso, Cambiaso la butta dentro, bravo Isma, bravo Isma, 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 Isma va da Messias, Messias cerca di superare Lukumi. Forse potevamo servire direttamente De Ketelaere, Dominguez, Bennacer prova a recuperare ancora questa palla, Kalulu, Kalulu ha provato a strapparla da Arnautovic, ancora indietro il Bologna con Lukumi, Schouten pressato da Giroud, giro palla Bologna, dai ragazzi. Ancora il Bologna con Vignato dentro su Dominguez, attaccato da Kalulu. Kalulu vuole portare a casa la palla, ma Dominguez fa una buona giocata e poi aggira Calabria, servendo Cambiaso, un buon cross. Ed è la grande occasione del Bologna con Arnautovic spaccata. Cambiaso ha messo una marcia in più in questo secondo tempo, sta giocando molto bene l'esterno del Bologna. Teo Hernandez fa un gran recupero, Teo tignoso, difensivamente tignoso. De Ketelaere la fa scorrere bene, De Ketelaere brucia il tempo a Schouten. Charles, Charles, fallo e giallo, fallo e giallo, fallo e giallo. Attenzione a Cambiaso ragazzi, moltiplichiamo l'attenzione sull'esterno del Bologna. Mister Pioli chiama Semurelli. Adesso tocca al Milan battere la punizione a centrocampo. Charles aveva guadagnato spazio da dietro, lo ha fermato Schouten, è arrivato il giallo di Manganiello. Questa è l'occasione di Arnautovic, che è andato in spaccata su un gran cross di Cambiaso. Eccolo Isma Benna, splendida la nostra curva. Ancora Isma che allarga di qua verso Calabria. Calabria serve Isma, ancora Davidino, Davidino avanza, colpo di tacco per Messias. Ancora Bennacer che trova uno spazio, poi allarga di qua Calabria, Calabria fa proseguire l'azione per De Ketelaere, bravissimo Charles per Calabria, la deviazione in angolo, applausi per Charles De Ketelaere. Adesso tocca a Milan battere l'angolo, va Sandro Tonali, si alza Mister Pioli. Grandi applausi, grandi cori, vai Sandro. Tiro dalla bandierina Milan, si scalda anche Alexis Alemekers, anche Origi. Eccolo, il canto possente di San Siro, alza il braccio sinistro Sandro. Bello l'angolo, colpo di testa alto, che peccato, sono andati in due, Messias e Teo. Chiedo scusa, Messias e Giroud. Inquadrato Lukumi. Tocca adesso al Bologna ripartire con Casius largo, Medel pressa Messias, anche Calabria va su Cambiaso, Cambiaso viene in mezzo, Calabria pressa, Cambiaso errore, Leao, Leao, Leao la mette in mezzo, Olivier, gol meraviglioso, meraviglioso il gol in spaccata, in mezzo rovesciata di Olivier Giroud, siamo venuti qua su, siamo venuti qua su per vedere segnare Giroud. Oh, 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 oh.
su, siamo venuti qua su per vedere segnare Giroud. Questa volta non si è girato ma si è librato in volo Olivier Giroud, e il primo gol in stagione. Leao recupera palla, un assist e un gol per Rafa. Grande palla in spaccata Giroud, bellissimo. Un gol bellissimo di Olivier Giroud. Olivier Giroud, Olivier Giroud, Olivier Giroud, Olivier Giroud, Olivier Giroud, Olivier Giroud. 2-0 per noi. Avevo elogiato Cambiaso, qui ha fatto un errore. D'altronde la giocata in orizzontale in uscita difensiva è sempre un po' rischiosa. Rafa è stato bravo a dosare. Prima nel primo tempo avevo chiesto più morbido, più sinuoso il cross, e Raffaellino Leao ha applicato, basandosi sulla sua grande tecnica, alla perfezione la richiesta, la preghiera, la supplica. E allora va Cambiaso, si scatena San Siro. Com'è bello San Siro, io amo San Siro, guarda che bello Andrea San Siro, guarda, non te muove di là, stai là, non te muove, guarda San Siro quanto è bello, guarda San Siro, guarda la nostra gente. Ma stiamo attenti al Bologna, rimessa in gioco con le mani di Cambiaso, palla dentro, Sandrissimo, Sandrissimo attaccato da Barrow, mette la punta del piede prima lui, per Teoteo, Teoteo fa disimpegno su Barrow, poi Maignan, Bennacer, attenti ragazzi vi prego, bravi, 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 Kalulu per Teo. La palla lunga di Teoteo, ancora per Rafa, mette la testa qui su Mauro. Il mio quasi anonimo avrebbe anche potuto lasciarci palla, qui fallo di Giroud. E intanto spolmona la folla rossonera. La folla rossonera si fa sentire. Adesso c'è il calcio di punizione a favore di Medel, che pretesta. Voleva il giallo su Giroud. Dai Gary, giochiamo, dai, su. Poi ti faccio rivedere con calma, con rispetto, il fallo di Dominguez su Kalulu. Adesso c'è il calcio di punizione Bologna. Palla dietro su Mauro. Dietro per Medel. Ancora il Bologna che recupera con Lukumi. Lukumi serve Cambiaso, palla dentro, Arnautovic pressato, bravo Tomori. Ha visto un fallo l'arbitro, però a quel punto poteva esserci anche la regola del vantaggio. Fick parla con l'arbitro Manganiello. Cambio Bologna, attenzione, entrano Sansone, Soriano e Ebischer. E adesso immagino gli applausi per Nicola Sansone, ma stiamo sul pezzo della partita. Anche i nostri entrano, Pobega, Adli e Salemakers. Esce Isma Benna. Esce Isma Benna, esce Charles Kettlaer, entra Adli, esordio con la maglia del Milan in campionato per Yassine Adli. Esce Charles. Ed entra Alexis Salemakers al posto di Messias. Eccolo Alexis al posto di Messias, quindi adesso la formazione del Milan in attacco è Salemakers, Adli, Leao, Giroud. Giroud va a salutare Alexis, entra in campo Ebischer. Nel Bologna escono Dominguez, Vignato e esce anche Barrow. Adesso Tonali parla con Pobega, abbiamo il centrocampo Tonali-Pobega. Tocca al Bologna a ripartire. Benvenuto Tom. Adesso tocca al Bologna giocare questa palla. Ha dato un po' di riposo, un po' di minuti di riposo a Isma, il mister. Leao. Isma gioca partite molto dispendiose. Palla di qua, Skorupski. Salemakers pressa su, pressa su Lukumi. Grande ardore di Alexis che vuole entrare bene. Alexis Salemakers e poi palla dietro del Bologna per Medel. Ancora Cambiaso. La palla lunga. Tomori su Sansone, scappa via questa palla, poi Tomori calcia in avanti, però non è un disimpegno pensato, mirato, un disimpegno con palla in mezzo, non c'era nessuno dei nostri, a terra Calabria, la tiene Sansone, ancora Soriano, Soriano non schierato dall'inizio da Sinisa Mihajlovic, rimessa con le mani del giocatore del Bologna.
Ecco allora la palla gestita da Cambiaso. Vediamo come si assesta il Bologna dopo i cambi, come ci assestiamo noi dopo i cambi. Tonali, Adli prova a venire in mezzo, Giroud alza palla verso Leao, su Mauro mette la testa. È dura dire che un mio quasi omonimo ha, ha fermato l'azione di Leao, ma così è, su Mauro ha fermato Leao. Palla di qua, Cambiaso, ancora dietro ai Bisharra, pressato da Sandro, ancora Cambiaso, Lukumi, Medel di qua verso Sansone che allarga il gioco sulla destra per Casius, si muove sempre molto il Bologna e Bisharra. Ancora la palla di qua, loro hanno tolto Barrow, Vignato e Dominguez, colpo di tacco di Cambiaso, ancora per Soriano, preso da Davidino, bravo Davidino, attento Pierre, forse un fallo su Pierre, la mette giù Salemakers, bravo per Tom Pob, ecco Tom Pobega, l'arbitro va a ostacolarlo, non va bene, non troppo nel vivo del gioco l'arbitro, non troppo vicino al giocatore in possesso palla. Teo Hernandez la porta via, Teo Hernandez la gira dietro su Mike Maignan che di piattone apre su Pierre fa un gran lavoro su Arnautovic, lo manda in scivolata e porta su palla, sale Makers, bravo Alexi, è entrato benissimo Alexi, porta a casa il fallo Alexi, calcio di punizione sta per essere battuto dal Milan con Kalulu che dà la palla a Yassin Adli, eccolo Adli, bella la palla di Adli per Leao, la stoppa Leao, spalla la porta Raffaellino dietro su Alexi, attacca il Milan, grande palla di Adli per Leao, però ancora Tom Pobega che allarga il gioco su Teo Hernandez, la mette in mezzo Teo, colpo di testa di Medel, ancora Tom Pobega, dai Tom, coraggio Tom, personalità Tom, Adli, puntata in avanti del Bologna, vediamo se Nicola Sansone la tiene in campo, sì, attento Davidino ti prego, ecco Sansone che va via, fallo e giallo, ha dovuto spenderlo Davide, Sansone era andato via veloce, calcio di punizione a favore del Bologna, a terra Davidino, va a scaldarsi Brahim Diaz, no Ale Flore, Alessandro Flore è iniziato a scaldarsi, adesso c'è calcio di punizione Bologna, Sansone Cambiaso sulla palla, vediamo Sansone, arriva Soriano vicino a Sansone, si prepara mentre ci avviciniamo alla metà della ripresa il Bologna a battere questa punizione, in barriera Salemakers e Adli, si parlano molto Soriano e Sansone, attenzione allo schema di Soriano che viene via, c'è un po' di tensione in area, Leao divide tutti, su Mauro ce l'ha con Giroud, calma, cercano tutti di calmare su Mauro, l'arbitro Manganiello parla col difensore del Bologna, anche Calabria finisce nella discussione, attenzione a questo calcio di punizione del Bologna, pronti Soriano e Sansone, attenzione, il tiro pericolosissimo di Sansone, vediamo il tiro di Sansone, pericolosissimo, palo esterno, visto bene, palo,
mi sono chiesto, l'ha presa Maignan o il palo? L'ha presa al palo, palo pieno, non esterno, pieno, gran botta di Sansone. Loro hanno investito molto su questo calcio di punizione, sono riusciti a rendersi molto pericolosi. Maignan fa palla lunga, Mike Adli chiuso da due giocatori del Bologna, Tonali di prima, bella, Giroud, 4 contro 4, ecco Alexis chiede la palla a Adli, avevamo anche l'opzione Giroud, ma alla fine l'ha abbrancata, impresa Skorupski questa palla. Riparte il bello lancio di prima di Tonali su Giroud, la palla schiacciata a terra di prima da Sandro verso Oli, tocco indietro di Soriano, palla a Skorupski, palla che esce, la rimessa con le mani è del Milan con Leao che lascia a Teo, eccolo Teo che tocca per Adli, Adli la tiene, Adli la tocca, ravvicinata per Tompo Bega, poi Giroud, poi Calabria, cala il tiro, bello, bello fuori ma bello, dritto per dritto, presa bene anche se fuori misura. Rafa applaude Davidino che l'anno scorso aveva fatto a Bologna gol col Bologna. Adesso c'è il rilancio di Medella, Arnautovic fa una bella finta per Sansone, attenzione, Arnautovic tiene palla in campo, spendiamo tutti e due i difensori, Calulo e Tomori per andare a prendere questa palla, bravo Tonali che ha dettato il movimento a Tomori, e Trent Hernandez, Alexi, c'è campo per noi, non sprecarla Alexi, la grande parata di Skorupski, bravo Alexi, non l'ha sprecata, ha creato un'occasione, calcio d'angolo per noi, va dalla bandierina, dovrebbe andare Sandro, mentre mister Pioli e Giorgio Murelli parlano con Cala Calabria, va dalla bandierina Leao la lascia a Tonali, mentre noi na 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 na, tu aspetti la 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 la, mimo un po' le canzoni della curva. Adesso c'è il calcio d'angolo di Tonali, na 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 na, ma calcio d'angolo, pensiamo al calcio d'angolo, va Sandrino Tonali, la mette in mezzo, bello l'angolo, il colpo in testa di Teo, la palla resta lì, Teo anticipato, secondo l'arbitro è fallo di Teo, ma dice Manganiello che è fallo di Teo, vediamo, ah sì, ha ragione l'arbitro, avevo in mente un'altra cosa, adesso Teo a terra, ha preso una bella botta da Soriano, a terra Teo, si rialza Teone, ecco ai Trent Hernandez che va, torna nei suoi appartamenti, attenzione al Bologna che riparte ragazzi, però l'arbitro Manganiello dice che bisogna aspettare ancora un attimo, Skorupski sulla palla, Medel la lascia al suo portiere, palla lunga di Skorupski, attenzione Pier Calulu contro Sansone, bravo Pier, però la palla resta lì, Arnautovic la apre su Cambiaso, chiudiamo su Cambiaso ragazzi, palla messa in mezzo, angolo per il Bologna, un po' in ritardo questa chiusura su Cambiaso, calcio d'angolo per loro, va Sansone dalla bandierina, eccolo Sansone pronto a mettere in mezzo, Bologna che continua giustamente la sua partita anche sul 2-0, tocco corto per Cambiaso, segue l'azione Salemakers, raddoppia Tonali, ancora Sansone e Salemakers la mette fuori, bravo Alexi, con coraggio è entrato benissimo Alexi Salemakers che ha impegnato Skorupski poco fa, adesso è andato duro su questa palla di Sansone, rimessa con le mani Cambiaso, palla dentro Soriano, no, abbiamo rischiato autogol qui, protestano per un rigore quelli del Bologna, palla che esce, andiamo,
come è successo. Tonali aveva fatto il suo passaggio ormai. Sansone, qui Tonali l'ha data indietro a Maignan. Rimessa con le mani a favore del Bologna. Bonifazi adesso in campo al posto di Medella. Bonifazi al posto di Medella. D'altronde i cambi vanno fatti, non possono giocare sempre gli stessi 11. Adesso giochiamo a ritmi pazzeschi. Sta per entrare nel Milan anche Origi, anche Balloture. Entra Balloture al posto di Teo Hernandez. E questo è il contatto. Si era già liberato del pallone Sansone. Kalulu certo dopo lo prende, certo, poi lì sono valutazioni, ragazzi, io non dico nulla, non dico né rigore né non è rigore, non dico nulla. Adesso lascia Arnautovic la palla al Milan. Però diciamo che dal frullatore dei cambi sono nati nuovi pericoli per noi. Pobega, Tomori viene via. D'altronde i ragazzi tutti devono acquisire minutaggio, devono sentirsi parte della stagione, della squadra. Non si può andare sempre di conserva con i primi 11. Bisogna che rompano il fiato anche loro, che facciano rodaggio anche loro. Rimessa con le mani a favore del Milan. Palla su Giroud, colpo di testa Bologna ancora. Escono bene loro. Palla lunga, colpo di testa Kalulu. Giroud per Ballò attaccato alle spalle. Ballò attaccato alle spalle, difende bene la palla. Ballò, poi Tomori, poi colpo di testa. Siamo un po' in confusione nelle uscite palla. Ancora il Bologna. Squadra con tanti cambi. D'altronde devono abituarsi, ragazzi. Devono abituarsi, bisogna ruotare un po'. Mettiamoci calmi, ragazzi, e giochiamo la palla con serenità. Rimessa con le mani Bologna. Arnautovic la prende bene, Tomori la tocca di qua su Leao prova a fare un lavoro su Bonifazi, ma la palla resta indietro. Lukumi pressa alto Leao su Skorupski. Ecco la palla di Skorupski, non l'aveva presa benissimo, ma non riusciamo ad andare a recuperare. Attenzione, avanza Bonifazi che allarga di qua ancora su Cambiaso. Soriano fa lo scavetto per Arnautovic. Mani di Arnautovic. Tocca al Milan ripartire. Si fa vedere Adli. Kalulu dice calma. Richiama Davide Calabria, mister Pioli. Palla che arriva a Kalulu. Kalulu la dà dentro di qua per Salemakers che l'ha arpionata, meno male. Poi la deviazione del Bologna e Adli viene anticipato. Attenzione, Sansone deve andare a chiudere sul rimbalzo del pallone. Mike Maignan inquadrato Charles de Ketelaere. Ottima la prima dall'inizio, ma adesso stiamo attenti alla partita. Lancio lungo di Tomori, bellissimo per Rafa Leao. Rafa Leao contro Bonifazi, eccolo Rafa. Rafa, se ne va Rafa. Palla messa in mezzo quando avevamo Salemakers e Giroud liberi. Rafa ha fatto una delle volate che mettevano in crisi tutti l'anno scorso a Verona e a Sassuolo, però, e a Roma con la Lazio, però non l'ha data nell'area piccola. Questa era una palla che si è data nell'area piccola e gol. Rimessa con le mani Milan con Ballò che serve Sandro Tonali. Ancora Ballò
Ballò prova ad andare. Lo anticipa su Mauro, lancio lungo, Bologna, il recupero è del Milan. La rimessa con le mani di Fik Tomori per Pier Kalulu. Ancora il pallone gestito da Pier Kalulu, gli va incontro Adli, marcato da Schouten. Kalulu si appoggia a Rafa, c'è campo per Rafa, chiede palla di qua Alexi. Milan che va per gradi, sale, azione alla mano bella da sinistra a destra, da Tonali a Calabria, quindi Alexi, Alexi per Adli, Adli a seconda l'1-2 con Alexi, la palla è lunga, va a chiudere Lukumi, poi recupera, bravo Alexi, porta a casa la rimessa laterale Salemakers. La rimessa con le mani di Adli che la lascia a Leao, Leao che viene un po' a trequarteggiare, Adli dentro, era buona l'idea. Stava andando Calabria ma riparte il Bologna, attenzione con Ebishar, attaccato ancora da Salemakers, e porta a casa un'altra rimessa laterale Alexi. Tanta legna belga, tanta legna Alexi, rimessa con le mani nostra ragazzi, non perdiamo tempo perché sennò stiamo qua fino a domani mattina. La rimessa con le mani è di Cala Calabria, ecco il tocco per Adli, ancora Calabria, Tonali dentro per Giroud, Giroud bella per fallo su Salemakers ma lascia correre l'arbitro Manganiello, avanza, toccato un po' sul petto, poi Adli ha provato a recuperare palla, la perde Sansone, la protegge Ballò, palla dietro un po' rischioso ma Maignan c'è, colpo tentato di testa di spizzata dietro di nuca di Leao ma recupera il Bologna che avanza con Cassius, palla dietro su Ebischer, ancora il lancio in avanti, anzi era Schouten, ed esce poi Mike Peterson Maignan. Ecco il nostro portiere che prende il pallone fra le mani, il tocco adesso veloce su Calabria, Calabria torna da Mike, Sansone ha marcato Kalulu impedendogli di andare vicino a Cala, lancio lungo di Maignan, uno dei suoi, bello per Giroud, è in vantaggio però su Mauro, Schouten la toglie ad Adli ma la recupera Ballò, Ballò viene via bene, ecco Ballò, l'ultimo tocco purtroppo mi sembrava di Ballò ma ci dà la rimessa laterale l'assistente Margani. E allora c'è Adli che prova a venire via. Adli, palla dentro, bella per Giroud. Leao, prosegue l'azione il Milan, bella per Salemakers, viene in mezzo all'area, Alexi, Leao, vediamo Leao, la porta via. Poi il tocco è per Tonali, attacchiamo con tanti giocatori. Ballò prova ad andare, ecco la vasca sul fondo, rimpallato, smesciato Ballò da Cassius. Palla finita fuori. Rimessa con le mani Milan per Leao. Leao la tiene e la controlla. L'appoggio a centrocampo. Calcio di punizione a favore del Milan per fallo su Tomori. E allora ancora i nostri ragazzi in possesso palla. Con il tentativo di avanzata di Tompo Bega per Davidino Calabria. Eccolo Davidino che tocca ravvicinato su Pobega ancora. Palla che arriva a Kalulu. Kalulu serve Tonali, attaccato Sandro, la perde. È più fresco di lui Soriano, ma è bravo Alexi, è fresco anche Alexi. Bravissimo Alexi. Alexi è entrato benissimo ragazzi, benissimo. Colpo di tacco, Calabria mette il piede per Tompo Bega che l'allunga su Adli, Adli la tiene, la gestisce, cerca il lancio su Giroud, colpo di testa Bologna, colpo di testa, Alexi ha pensato al tiro al volo, poi si è fermato, Adli ancora prova a recuperare palla su Schouten, l'olandese tocca dietro, Bologna in disimpegno con il tentativo di recupero da parte dei giocatori di Sinisa che gestiscono la palla, ancora il tocco di Sansone per il rilancio di Ebischer, attenzione a Cassius contro Ballò, Ballò non perderlo ti prego, Ballò se la allunga Cassius la palla esce. Inquadrati Paolo Maldini e Ricky Massara, entra in campo Matteo Gabbia al posto
di Fik Tomori. Applauditissimo Fikayo Tomori. Minutaggio anche per Matteo Gabbia. Rifacciamo la nostra formazione adesso, con cui finiamo la partita. Maignan in porta, in difesa da destra Calabria, Kalulu, Gabbia, Ballotiré, centrocampo Pobega, Tonali, in avanti Salemakers, Adli, Leao, Giroud. È così che finiamo la partita. Fa un altro cambio anche il Bologna. Entra Lewis Ferguson al posto di Schouten. Quadrato Fik Tomori, molto molto applaudito dai nostri tifosi. E allora c'è il rilancio da parte del Milan su Giroud, la spizzata giusta per Adli. Adli difende palla, Adli finisce a terra, porta a casa il fallo, porta a casa il fallo Yassin. E poi c'è il rilancio, Skorupski mette fuori. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Va a recuperare palla Salemakers. Ancora i giocatori del Milan pronti a rimettere palla in gioco, con palla che arriva in area, Giroud dietro per Salemakers. Ancora l'appoggio a Raffaellino, Leao, Leao, bella per Ballò, Ballò arriva sul fondo, il cross, bello il cross, Adli, la grande parata di Skorupski, vicinissimo al gol, Adli salva sulla linea di piede il portiere del Bologna, grande Salemakers, grande colpo di tacco, bravo Alexi, entrata strepitosa, sempre così ti vogliamo Alexi, sempre. Ecco Tonali che l'appoggia larga di qua a Leao. Ancora i ragazzi, il Milan, Leao, Leao la tiene, la tocca dentro, bella per Tom Pop. Ancora Sandro Tonali, l'allargo giusto per Calabria, per Alexi, Alexi contro Cambiaso, Alexi, bella, bella, bella Alexi, dai. Adli di prima, Tom Pobega, colpo di testa Bologna, si è un po' arenata questa nostra azione. E allora ripartono loro con Soriano, ma breccato da Tonali, fallo di mano di Sandro. Fallo di mano di Sandro e quindi calcio di punizione nostro. Ecco il Bologna che riparte. Con il tocco Adli, fallo e giallo per lui. Calcio di punizione ancora a favore del Bologna. Sulla palla c'è Sansone, vicino a lui Tonali. Calcio di punizione Bologna. Quando abbiamo superato, ormai siamo al 41esimo del secondo tempo. Stavo per dire superato il 40esimo, siamo al minuto 86, al 41esimo del secondo tempo. Sul 2-0 di Milano San Siro, Alexis Salemakers va dove c'è Bischer, attenzione ragazzi, punizione che sta per essere calciata da Sansone. Si prepara Maignan, attenzione, punizione che, con cui vuole andare in porta Sansone. Parte Sansone, devia la nostra barriera, non si avvede di dov'è la palla Tonali, poi colpo di testa di Giroud che spazza, ma recupera Lukumi che è costretto sulla corsa di Giroud a dare indietro al suo portiere Skorupski. Palla lunga del portiere del Bologna, va di testa Matteo Gabbia, c'era un fuorigioco Bologna, bravo Matteo comunque. Bel balzo di Matteo Gabbia. Adesso va il Milan a battere la ripresa del gioco, la punizione con Matteo Gabbia per Ballò. Eccolo Ballò che scambia con Raffaellino. Raffaellino fa il cambio gioco, bello, gioca in scioltezza Raffaellino su Calabria, Calabria che difende palla, la tiene lui, Kalulu, Kalulu di là per Tonali. I sei giocatori del Milan ancora in campo dall'inizio sono Maignan, Kalulu, Calabria, Leao,
Giroud e Tonali. Ha provato Cala a darla dietro, attenzione che c'è la pressione di Lukumi, finisce a terra, non dà fallo. Manganiello non dà fallo, però ha male Calabria, stiamo prendendo questo brutto contropiede, cross di Arnautovic, bravo, bravo, bravo Saelemaekers che porta a casa il fallo. Grande Alexi, grande Alexi, grande Alexi. Ecco allora Maignan che dice qualcosa all'arbitro sul fallo su Calabria. Qui fallo da parte di Lewis Ferguson. Fra poco scopriremo quanto ci sarà da recuperare. L'arbitro Manganiello va a parlare con Calabria. Mi è sembrato di capire, non voglio forzare l'interpretazione, è sembrato di capire che Manganiello avesse capito che c'era il fallo su Calabria. Non voglio dire che si sia scusato con Calabria, però il linguaggio del corpo più o meno quello sembrava. Rimessa in gioco Maignan al 44esimo del secondo tempo, Milano San Siro, Milan 2 Bologna 0. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi, la palla lunga di Mike. Il balzo di testa tentato da Giroud, ancora Sandro Tonali, la deviazione, la recupera Casius, ma dietro di lui c'è Leao. Fuori gioco di Raffaellino, peccato. Fuori gioco di Raffaellino e allora c'è calcio di punizione Bologna, Arnautovic. Adli va a pressare, Adli va a pressare, pressano alti sia Adli che Giroud, rilancio di Skorupski, Leao contro Lewis Ferguson, va con coraggio Ballò, alta la palla anche su Tonali, rimessa con le mani Bologna. Giocatori che sono usciti a gara in corso del Milan dovrebbero quindi partire a primo minuto col Sassuolo, magari un po' di riposo per gli altri, non so, provo ad azzardare, poi vedranno il mister e lo staff. Adli stava liberando Leao, ma sulla corsa ha finito per ostacolare il passaggio del compagno Giroud. 3 minuti di recupero Milano San Siro. Eccolo Raffaellino che tiene palla, va il Milan sulla destra con Saelemaekers, Saelemaekers viene in mezzo, Saelemaekers dentro, Leao colpo di tacco, Calabria, Calabria. Ho sperato tanto nel gol di Davidino, invece respinge la difesa del Bologna a suon di colpi di stinco e poi Davidino di suola va a mettere fuori. Grande Davide Calabria, rimessa con le mani, tutto lo stadio chiama la curva. Per Sassuolo abbiamo anche Rebic, abbiamo Brahim Diaz, abbiamo Flore. Rimessa con le mani, adesso si gioca. Adesso abbiamo martedì Sassuolo, sabato l'Inter, martedì Salisburgo. Palla lunga, attenzione a Casius, squadra lunga, va a chiudere Ballò, Ballò, bravo, bravo Ballò, così, bravo Ballò, bravo, bravo Fodè per Raffaellino Leao, punta Raffaellino, punta Raffaellino, Ballò lo accompagna, Ballò, Ballò, la mette in mezzo, respinge il Bologna, è rimasto lì il cross di Ballò in espresso, riparte il Bologna, ancora un minuto e mezzo. Bonifazi su Mauro, difende bene palla e allora c'è la giocata del Bologna che va con Soriano, colpo di tacco, ancora Soriano, ragazzi, Soriano, palla dentro Arnautovic, area di rigore, bravo Tom Pop, bravo, bravo Tom Pobega, bravo. E allora Adli di qua per Saelemaekers, 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 Saelemaekers dentro, no. Alexi, dovevi darla prima perché lui era già forse in fuorigioco. Era già forse in fuorigioco. Va bene così, ragazzi, dai, va bene, va bene, va bene, va bene. Bene Leao stasera. Un gol e una assist, grande prestazione. Bene Leao. Ancora la palla di Skorupski. Con questo Leao qui, ragazzi. Ancora Saelemaekers. Bonifazi. Rilancio. Kalulu la lascia a Gabbia,
Gabbia la tiene, la controlla, la gestisce. Il tocco dietro a Mike Maignan. Maignan non ha dovuto effettuare praticamente parate. Sì, c'è quell'episodio, poi magari qualcuno ricamerà Kalulu Sansone, ma la vittoria del Milan è ineccepibile, vittoria di pilota automatico, vittoria di surplus. È così che si vincono queste partite qui. 2-0 Milan, andiamo a 7. Bravi ragazzi, bene Leao, bene De Ketler, bene Kalulu, bene Bennacer, bene la squadra, Teoteo, tutti, Calabria. Bene i cambi, abbiamo iniziato a ruotare, dobbiamo giocare tutti, si gioca ogni 3 giorni. È tutto, abbiamo vinto bene, andiamo a 7. Clean sheet, era quello che volevamo. Clean sheet, bene così. E allora, 2-0 per noi, 2-0 per noi, 2-0 per noi. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti.